Nazario era un amico mio. Ho saputo che cosa gli hai fatto. Le cose sono andate come hai detto tu. Crede, hanno tagliato la lingua. Era non me niente, Nazario. Mi si mano con la vaglione. E tu che sì? O piegare che tutto quanto conoscono, o uno degno del cognome che porta. Che succede? Stavamo facendo quattro chiacchiere. Qual è il problema? Tu sei la madre di Gabriele, vero? La poliziotta. Mi dispiace per tuo figlio. Anzi no, non mi dispiace nemmeno un po'. Giacomo Giorgio, grazie. Ciao. Di essere qui. Abbiamo grazie visto delle bellissime immagini di Mare Fuori. Questo ragazzo che vedete, icona di stile, così ha scritto Vogue, così scrive Vanity Fair, quindi ovviamente noi siamo perfettamente d'accordo. Grazie. Ha 24 anni, è napoletano, ma poi ha fatto vari giri, Milano, Roma, eccetera. E a soli 6 anni, raccontiamo la tua storia, ha interpretato Pulcinella, quindi era veramente una passione che nasceva in maniera spontanea e irrefrenabile, irreversibile, irrimediabile. Irrimediabile, la parola giusta. Piace? Sì, sì. No, mi era capitato appunto di fare questo Pulcinella per il teatro della parrocchia comunale dove vivevo a Napoli. E quindi da lì è finita, sono proprio stato risucchiato da questa trappola mortale di fare l'attore. Ecco, poi tu hai studiato anche molto, poi torniamo indietro, però andiamo al 2017 perché c'è un altro passaggio importante, sì. Tu reciti con Colin Firth, sì. Rupert Everett e The Happy Prince, sì. Corretto? Sì, l'ultimo ritratto di Oscar Wilde, è stato la prima volta dietro la cinepresa. È un inizio abbastanza, diciamo. Esatto, è questo che mi ha colpito, cioè sì. Subito in prima linea. Sì, perché prima di quel momento avevo solo fatto teatro e poi avevo deciso di cominciare a fare magari qualche provino per il cinema, per la televisione, però non era un obiettivo, è capitato. E alla fine mi trovo, faccio il provino e c'era dietro la tendina del San Carluccio a Napoli di Rupert Everett. Primo colpo, primo infarto. Secondo infarto, vengo preso, andiamo a girare in Germania il film e la mattina alle 6 nella sala costumi, insieme a Maurizio Millenotti, Colin Firth. Da dove sono capitato? E io ho detto, quindi, ma ragazzi, scusate. Tu che poi sei un po' anglofilo, no? Un po' ti piace, c'hai questa passione, poi ne parliamo per le statuette. Ti piacerebbe vincere il David, no? Beh, magari. Anche l'Oscar, magari. No, in realtà questa era una cosa non della tanto... Nonna, sì, di nonna Melina. Sì, nonna Melina. Dai, diciamolo subito, perché purtroppo nonna Melina è mancata. Sì, però lei ci teneva. Sì, beh, è stata la mia nonna, insomma, una persona fondamentale. I genitori sono separati. I genitori sono separati, eccetera, però una famiglia comunque molto unita, molto bella. Ecco, e lei è stata, lei e anche mio nonno, il marito, Carlo, sono state due persone che, insomma, senza le quali non sarei andato da nessuna parte. Però ti ha visto a Mare Fuori? Mi ha visto fino all'ultima puntata. Dopo l'ultima puntata è mancata. Come è mancata? Di vecchiaia, poi insomma una serie di cause e complicazioni, però ecco, e lei mi diceva sempre, in realtà due cose mi diceva, aveva la passione per Guanciale, quindi diceva tu devi fare una serie con Guanciale, poi l'ho fatta. E l'hai fatta, soprattutto adesso vediamo esatto. Pezzetto. E poi mi diceva devi vincere un David, devi vincere un David. E questo sarà, lo sai che speriamo. Le nonne non sbagliano mai. Speriamo. No? Allora, abbiamo parlato dei sopravvissuti, guardiamo un pezzetto proprio di questa fiction di grande successo dove Giacomo Giorgio recita accanto a Raffaella Rea, che è stata nostra ospite, a tantissimi altri, ma anche al grande Lino Guanciale. Guardiamo. Devi stare tranquilla. Ho capito, però non mi lascia in pace. Certo, Gabriele era tuo figlio, che ti aspettavi? Sì, vabbè, te veramente non ti rendi conto, cioè lei continua a dirmi che dobbiamo parlare, che vuole sapere. E tu lasciala parlare, tanto non ha nulla in mano, a meno che non sia tu a dirglielo. Io voglio solo cambiare la mia vita e tu sei l'unico a non crederci, l'unico.
Voglio sistemare la nostra casa e farò tutto da solo, ma mi servono un po' di soldi. Con quelli che mi dai non ce la faccio. In più ora mi devo occupare anche di un'altra persona, guarda un po'. Ah, è lei che chiede di più? Lei non mi ha chiesto nulla, è una cosa mia. Comunque c'è una crisi finanziaria, io non posso permettermi di dare aumenti a nessuno, nemmeno a te. Sul serio? Sul serio. Se ho passato quell'inferno sull'Arianna è solo per colpa tua. Abbassa la voce. Tu mi devi molto. Abbi un po' di pazienza, appena la situazione si tranquillizza. Se fossi in te non ci metterei troppo. Mi minacci? Sei veramente il solito stronzo. Ecco. Bellissimo, allora partiamo con le domande, non stanno più nella pelle, ti vogliono intervistare. Vai. Allora partiamo da qui, Sara Cuoccio. Sì, salve, noi ci chiedevamo che posto occupa l'amore nella sua vita? Subito una domandina facile. Sara, per te, dai. Che posto occupa l'amore in generale? Penso la cosa, il primo posto, ecco. Cioè penso che per amore nella vita si fa tutto, qualunque cosa. Poi quale amore non te lo dico, però puoi dire solo sei innamorato o no, non dire null'altro. Sono innamorato. Sei innamorato, si vede dagli occhi. Beh, poi si sente questo profumo, che profumo hai? È il profumo, forse, non so, è un misto, è io un ne uso ma uso c'è due, un po' tre, di ma non no? Qualcosa di oud c'è, penso vero? Di sì. Perché anche io sentivo veramente questo grande odore, profumo bellissimo. Alessio, grazie. Vai. Ciao. Ciao Alessio. Perché secondo te sei l'idolo di stile della nostra generazione Z? Me lo domandavo anch'io. Adesso questa cosa, ecco, è uscita da poco. Guarda, ma io non di sapevo niente. Vogue, tutti, se infatti, vai su internet è pieno. Allora, io non volevo essere icone di stile di niente di tutto ciò, però quindi grazie a chi mi ha dato questo appellativo, perché non lo so, io non ho sicuramente una, come dire, un'ottica precisa sullo stile, nel senso che mi vesto un po' come capita, sempre comodo. C'ho delle cose preferite sicuramente, però ecco, non ho un preferibilmente occhio. Di nero? Nero e blu. Nero e blu, perfetto. Sì, sì. Total look, vedete sì, ragazzi, sì. Total look? Nero e blu. E quindi, vabbè, suo malgrado, a sua insaputa, è icona di stile. Esatto. Jacqueline. Ciao. Ciao. So che sei nato a Napoli, ma hai vissuto a Milano per tuo padre. Sì. Che ricordi hai di te bambino con tuo papà? Bello. Che bella domanda. Bella domanda, sì. Ho dei ricordi molto belli, perché sì, diciamo, io ho vissuto a Napoli fino a quando avevo 8 anni e poi sono andato a vivere a Milano praticamente 12 anni, quindi è la città dove sono cresciuto. E quando sei piccolo hai sempre bisogno del papà, no? Quindi ho sicuramente dei ricordi molto belli, dove insomma idealizzavo un rapporto che poi c'è stato. E, è un po' il tuo supereroe, tuo papà. Tuo papà. E ancora il tuo supereroe. E ancora, no? Sì. Pure tu? Tu ce l'avevi. Ah, ecco, capito, quindi. Allora, Beatrice, la bellissima Beatrice, vai. Ciao. Ciao. Mare fuori e sopravvissuti, sì. Che differenze hai potuto riscontrare fra i due set? Che cosa ti hanno lasciato nel cuore? Allora, sono entrambi progetti atipici, secondo me, per la RAI. E quindi a questo proposito mi sentirei proprio di ringraziare la RAI. È un successo, RAI Fiction, Maria Pia Mirati. È stata un'opportunità per me di mettermi in gioco molto, anche in maniera ardua, nel senso che Mare Fuori era la storia di un penitenziario minorile e io dovevo fare questo personaggio cattivissimo. E, mentre Sopravvissuti è un'operazione molto più complicata anche, molto atipica per la RAI, no? Se pensi alle serie della RAI è difficile inquadrare Mare Fuori e Sopravvissuti. E invece invece è molto bene, perché sono andati bene tutti e due. Sono andati bene tutti e due, e soprattutto diciamolo, Mare Fuori non è. Sta andando benissimo. Esatto, Mare Fuori non è una serie Netflix, esatto, è una serie Rai. Esatto. E questa è la cosa molto bella. Idem per Sopravvissuti, effetti speciali, misteri, non si capisce. Io sono personalmente pazza di Sopravvissuti. Grazie. Personale. Giacomo Giorgio, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi.